poetessa descrive questo modo di sentimento come un miracolo che ci incontra per caso e trasforma l'esistenza nel bene e nel male. Altre volte lo descrive come un dubbio che innanzi tanto quando le scogliere il tempo. Insomma, la nostra autrice usa le parole con una tavolozza di colori per raccontare con mille sfumature la specificità e il dolore, senza trascurare l'amore patrio. Infatti un'altra sua poesia che parla con la patria dice: se insieme delle strade che tutti mi conducono a casa, se la violerata mi colpisce a me, ma io non tanto per lo struttore del dolore, tanto perché bello è tutto che uscire, sia la mia patria e lo trovo sempre per farti migliore. Ecco, vedete anche questo intervento imbevuta di ricche e piccole varie con cui convivere e di cui probabilmente non sapremo più fare bene. Con la grazia che la volta distingue, voglio usare scrivere anche brillanti apologhi, degni della letteratura didattica e coloreggiante. Ma il dato più interessante è che la nostra autrice sa leggere in maniera brillante le realtà di minimi dettagli. Probabilmente questa volta le deriva dalla pratica appassionata dell'insegnamento, dal momento che per oltre 30 anni ha fortificato, arrivato e diretto le nostre generazioni di alunni. Talvolta, nei racconti la poetessa inserisce volibili gente televisivi, molti autobiografici, figure retoriche e giochi di parole alla maniera di Achille Cavaliere, ma anche la denuncia sociale contro la corruzione e l'attivismo. Ci troviamo di fronte a un libro volibilissimo che spazia dalla lirica al raccolto, dalla commedia, imbottuta e folgorata di più grande, senza mai tagliare. Anzi, offrendo sempre uno spunto per sorridere e per pensare. Questa è la nostra scrittrice. Io ho letto la professione di Pierluigi Fiorenza, un altro illustre autore, giornalista, scrittore del nostro territorio, che ha accolto così bene appunto le caratteristiche di questa nostra scrittrice. È un'attrice anche. E che è anche un'attrice, perché ecco, sì, grazie, sì. E allora io vorrei, non lo so, grazie, io vorrei prima fare le domande. Abbiamo accennato qualcosa a noi così, però direi che adesso in caso si sente la voce di Gomma. Questa è dedicata a tutte le donne. Le donne di Gomma. Le donne ancora oggi, nel 2015, ne subiscono e ne sopportano. Non è colpa di tutti gli uomini, per fortuna non sono tutti dei cannibali, però le donne subiscono ancora tanto. Questo racconto è intitolato Le donne gomma. Le donne di gomma non sono le bambole gonfiabili, né quelle schicconate ed avvezze al bisturi del chirurgo estetico. Le donne di gomma sono come il mitico pupazzo plastificato che si diceva per una raccolta appunti, tanto caro ai bambini degli anni 60, Ercolino sempre in piedi. Esse, come lui, ritornano sempre sulla zavorra dei loro piedi, anche dopo molti colpi e strattonate. Malgrado l'apparenza cilindrica, hanno una silhouette di donne vere, donne madri, donne altruistiche e coraggiose, disposte sempre a continuare la cova in famiglia. Hanno un'intelligenza profonda, sempre volta al bene, e se non mollano la presa, non è necessariamente per mancanza di soldi o di indipendenza, come qualcuno vorrebbe far credere. Esse, soprattutto se hanno messo al mondo della prole, vogliono credere fino in fondo all'amore che vince e continuano a sperare. Le donne di gomma hanno occhi lunghi per guardare il mare, hanno carezze nell'anima e palpiti nel cuore. Sono sognanti anche laddove il sogno non c'è più o non c'è mai stato. Hanno un DNA intriso di doveri, sin da loro concepimento. Sono segmenti di infinito che nessuno comprende. Hanno la grazia della poesia nonostante l'inferno della vita. Sono come la manna nel deserto. Nutrono, ma non sono apprezzate. Non conoscono l'ira che deforma la faccia e diventano brutte solo se qualcuno la riflette nei loro occhi. E solo quando la società, che ama i festini, avrà fatto loro i funerali, si accorgerà che le donne di gomma avevano cura.
cuore di carne. È bella questa, io dico sinceramente, Maria Rosaria, che io tra la poesia e la narrativa amo molto la narrativa. Te lo dico sinceramente, nella poesia sei stata immediata, spontanea, hai espresso emozioni, pensieri, però ti ripeto, preferisco scrittrice di prosa. Passeggiava indisturbata come faceva ogni mattina, brucando trifoglio, acetosella, sambuco, erba medica e persino rosmarino, affinché il suo latte fosse, come al solito, profumato e un po' speciale. Quando vide spuntare da lontano una mucca zoppa, accioccata, malodorante, che camminava addirittura col bastone, si fermò incuriosita, ma anche col cuore di gola, perché in fondo lei aveva lo spirito della Croce Rossina. Da dove viene mucca pezzata? E chi ti ha ridotto in quelle condizioni? Io vengo da uno stabilimento dove si produce latte su larga scala. Siamo 7.000 campi di bestiame. E se le mie zampe fanno ciletta, e le mie zampe fanno ciletta, perché stanno per molte ore al giorno dentro la mia stessa urina. Mi somministrano antibiotici ed altre medicine. Agli umani interessa solo il mio latte, anche se finisce spesso sulle mense dei loro stessi bambini. Non ce l'ho fatta più e ho chiesto il passaggio ad uno che guidava un carro bestiame. Un carro bestiame di detto al mattatoio? E se non l'avesse più lasciato andare? Ti dirò che non ci sarebbe stata grande differenza fra il mattatoio e la prigionia. Oh, cara mucca pezzata, cammina con me, mangia trifogli e fiori profumati, rilassati un po' al sole e ti giuro che non si accorgerà nessuno che sei la mucca straniera. Ti insegnerò, se necessario, a mugire anche in finlandese e ti impedirò di far ricordo al tuo paese. Si dà la scrittura, ma sono anche il prodotto del mio movimento. Fanno quanto c'è? Allora, ho sorriso, mi giro, metto la testa al posto dei piedi e i piedi, per fortuna, li ho lavati, sul guanciale fresco di bucato. In questo continuo movimento il letto si arrabbia e le lenzuola quasi prendono fuoco. Allora accendo il condizionatore, sì, è tutta colpa del caldo infame di questo agosto inoltrato, ma che buco nell'acqua ed anche nello stomaco per la verità. Allora scendo, vado in cucina, mi preparo una tazza di latte con tre biscotti. Nel latte mi hanno detto che c'è il triptofano, precursore della serotonina, non è per fare sfoggio di nomi strani, ma pare che concilino il sonno. Eppure una banana ha la stessa funzione, forse due sono meglio e vada a giudicare. Poi si torna nel letto e continua il supplizio. Allora mi ricordo di un consiglio strano: conta le pecore, credimi, funziona. Bene, che fortuna che me lo sono ricordato. Avrò contato 4 dozzine di pecore in ambiente, arrivo a 474 campi di bestiame, contando anche gli agnelli. Quando, sorpresa, sono tutte giù per terra sonnecchiare, sfinite per la conta. Non mi arrendo, le conto anche gli ambienti. All'improvviso si ode un fischio, si sono fatte le 5 del mattino. E mentre il pastore le chiama per portarle a pascolare, si gira la pecora più anziana e mi dice con un'aria strana che il nottataccio infame abbiamo avuto incubi. Per la prossima notte trovate un altro gregge, ma che dorma nell'ovile. Al chiaro di luna troverai il lupo di guardia. È lui che devi contare, lui sa come farti riposare.
devo dire che sto scoprendo oggi una piacevole personalità di Maria Rosaria, perché l'altra volta che ho assistito alla presentazione si è battuto molto sulla poesia e ripeto, poi la prosa l'avevo letta soltanto poi da sola, così dal libro. Oggi che la sento leggere la sua prosa, emerge, ribadisce il concetto in pieno la sua personalità, quella di una donna vivace, combattiva, una donna che ha sperimentato tutte le fasi e secondo me, scusami, sono spontanea anch'io, quello che dico, tutte le pazienze che le donne devono sopportare. Bravo. Io vorrei anche qualche poesia. È povero bello, baccalà fritto e capodone, è una vera consolazione per il palato fino di grandi e piccini. Ma qua è doveroso fare una postilla, ogni anno mamma si raccomanda con papà. Ehi capodone, fatela accidere per favore. Sì, 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 ma papà è bravo a trovare una scusa. Io e capodone arrivano sempre vivi da cucina, perché lui deve dimostrare quanto è coraggioso. E sì, di stanno sì, ma sei, e capodone saranno lì meno sette, dice papà, perché uno può sempre scappare. Infatti succede così, sempre così, lo capodone scappa e può trovare e compiere la cucina, fornisce sempre fuori un balcone e di interesse un tavolo per otto, con l'aggiunta di un tavolo più piccolo, con una coscia corta. Ma papà è bravo, gli aggiunge la zeppa e cartone alla gamba corta. Poi guarda mamma e dice, magari se potesse fare pure che persona. A cena come gessetto oppure il lotto, tutti sono gentili e dignitosi, fino a che non sappia bevere. Di botto i discorsi si fanno più accesi e noi bambini, io e i miei fratelli, eludiamo la vigilanza e corriamo a pazziare a PlayStation. Poi quando sentiamo a dore dei manettuni e di tutte le altre le cornie, già sentiamo e soltanto la nonna che non beve vino dice «Guagliù, arrossi d'estate!» e noi con fare tranquillo ci mettiamo le dita in coppa un naso e le diciamo «Ah no, a tombola stasera vince tu!» Allora, io ho piacere proprio di aver, penso, adesso veramente voglio rivolgermi a Titti che ha seguito anche altre presentazioni, dico che oggi abbiamo dato un po' di spazio in più a questo aspetto che non per motivi così voluti, ma essendo partito il libro come un libro di poesie, questo aspetto è stato sempre visto in una seconda battuta. Invece siamo contenti di aver oggi dato spazio a questo volto, a questa vita di Maria Rosaria, personalità di donna ironica e capace, intelligente e profonda, perché sa cogliere tanti aspetti. Sì. No, la profondità non si evince tanto dai racconti divertenti, quanto forse dalle poesie. Ma io anche dai racconti dico la profondità, sì. Perché ti dico la verità, nell'ironia. Grazie, detto ironicamente, a una certa politica che mentre nelle altre nazioni si va rafforzando lo studio operativo, si vanno rafforzando quindi le ricerche classiche, in Italia sempre più si riducono le ore di insegnamento e nonostante diciamo le proteste che vengono da più parti, io sono qui oggi in veste del presidente dell'associazione Achille Basile Reali della Lettura, ma sono anche presidente del Certamen Italiano e faccio parte del direttivo ICC nazionale. E purtroppo, nonostante tutte le proteste che partono molto anche dalla nostra associazione italiana di cultura classica, siamo proprio completamente ignorati, cioè non riceviamo neanche risposte quando scriviamo del genere. Quindi questo libro ben venga
e soprattutto per me poi ben venga in un liceo scientifico. Perché un altro discorso che mi sento di fare come premessa prima di passare la parola al professor Sarcone è anche quello che non vanno fatte distinzioni fra i licei. Sicuramente il liceo classico ha una maggiore specificità in questo settore, ma il liceo scientifico con un'ampia tradizione umanistica, e io insegno nello scientifico da una caterva di anni, che neanche voglio dire quanti, mi sono sempre resa conto che per la verità la parte umanistica nello scientifico viene verificata e rappresenta la premessa proprio per una interazione anche con le materie di indirizzo chiaramente scientifico. Quindi parlare di classici in un liceo scientifico ritengo che sia una cosa essenziale, anche se, ripeto, il professore parlerà dei classici riferendosi poi in particolare a questo argomento della Campania sacra e profana. Cioè, come se non, almeno nella situazione di la grancia,
secondo me, mi sembra che non si renda conto proprio di quello che succede. Insomma. Ti faccio un'altra domanda allora. Se a un napoletano o un campano lo sostenete con l'invidia peggiore, cioè si mette in dubbio la virtù della mamma, no? Si fa un'offesa alla mamma, che cosa fa questo campano? Si arrabbia, cioè, arrabbia e probabilmente passa per di fatto, vero o no? Sì. Allora come che questi campani così pronti a salvare l'onore della mamma non pensano che c'è un'altra madre, la loro terra, la stanno uccidendo continuamente, ammettono, lavorano perché altri, ecco, si costituiscono, diciamo chiaramente, al capitale straniero e ci hanno rovinato una delle zone più belle d'Italia. Guardate. Sto cercando da parecchio tempo di far riflettere su un valore, l'onestà. Cos'è l'onestà secondo te? Cos'è l'onestà secondo te? L'onestà è comportarsi anche verso gli altri coerentemente con le questioni proprio da loro, cioè nel senso che sta anche magari dal punto di vista personale. Ma è un valore solo etico, cioè non essere onesto, guardate che bello, alzarsi la mattina e guardarsi allo specchio e dirsi però non ho niente da ricoverarmi, guardate che bello, è bello quando tutti intorno pensano che siete onesto e vi dicono, mi capita spesso, se magari non c'è di tasca, non ne ho a sufficienza, professore, ho potuto portare tutto a negozio perché sono sicuro che io pagherò. Allora l'onestà, ragazzi, è solo un valore etico, morale, o è anche un valore economico? Ragazzi, l'onestà è un valore economico, cioè l'economia si basa sull'onestà. Del resto ci si parla molto di corruzione. E dalla corruzione non è solo quella dei politici. Però ragazzi, c'è una cosa che vorrei chiarire. E vorrei, ho scritto anche ai vari telegiornali e tra, non mi ha risposto nessuno naturalmente. Di smetterla di dire che quando ci lamentiamo dei politici che prendono troppo, che è antipolitica. No, ragazzi. Quando critichiamo la corruzione, noi stiamo facendo veramente politica. Perché politica è una bellissima cosa. Viene dal greco. Polis, la città. La politica significa fare gli interessi della città, saperlo governare. Gli antipolitici sono questi politici che ci stanno distruggendo. E sapete perché li distruggono? Li distruggono per un'altra ragione, che tolgono la speranza. Lo dicevo prima, la speranza. Quando un giovanotto mi dice, ma no, che vado a fare il concorso? Tanto, i posti sono già assicurati. Si sente continuamente la corruzione ha rovinato il nostro paese, da qualunque punto di vista. Non potete fare un passo che sentite, semplicemente questo, la sinistra. Che c'è da questo che mi viene. È chiaro che io scrivo di queste cose, perché di queste cose ne devono scrivere i politologi, però qui vi dico. Però capite che noi abbiamo una ricchezza, ragazzi, che è una ricchezza a 360 gradi. Abbiamo delle vallate meravigliose. La Campania, vedete, è per gli antichi, ve lo dico subito, la Campania non significava quello che significa oggi, significava il territorio intorno a Capua. Capua, Caponia, Campania, poi i romani dicevano Campania, perché li vedevano pieni di campi, e allora per una etimologia che diciamo noi l'hanno chiamata Campania invece che Capuania, ma era la zona intorno a Capo, fertilissima, bellissima anche quella. Poi è recente, è soltanto dall'inizio del Novecento, che per Campania si è la tua regione del nuovo Senato. Comunque parliamo di questa Campania qui, questa nostra, c'ha tre vallate fertilissime. Quella intorno a Capo, la cosiddetta terra di Loto, praticamente, la vallata del Sano, la vallata del Siena, dove ci sono anche le bufale,
le bufole queste domande di ettari, che però ci danno un latte meraviglioso, sono le figure di mozzarella, ragazzi, sono una delizia, bene, la mozzarella di Mondragone non lo potete più mangiare, perché la zona è libera, abbiamo perso la ricchezza, e quelli stessi che si sono prestati ad avvelenare per denaro, poi non più. Vedete, il discorso che faccio l'ha fatto anche la signora che mi ha preceduto, la signora davanti ai propri figli, perché quello che facciamo ci dividiamo sempre, che alla fine noi non mangiamo carta stampata, fosse anche carta valuta pregiata, mangiamo un mozzarella, l'accompagniamo col pane e ci facciamo sopra un bicchiere di vino. Quando abbiamo distrutto queste cose, abbiamo distrutto le fonti stesse della vita. Ma io abito a Napoli, in un quartiere molto bello, che è anche un unico che rischio, la sanità. Quindi conosco anche qualche capo, così. Ovviamente mi rispettano perché sono un abitante del quartiere, però siccome a volte io facevo notare la solidità di essere criminali, pensate, facevo io, se non è stato, che cosa significherebbe? Un albergo, per esempio in Piazza Reggi, voi ben non la conoscete, ma sapete che vicino a Piazza Reggi c'è un congeo greco con tombe come le vedete solamente a Tardinia. Li abbiamo sotto, abbiamo a due passi il museo archeologico, cioè noi potremmo fare una cosa, noi napoletani e campani in generale, se riesci ad aspettare che questi ci portassero i soldi, vivremmo tutti meglio, senza pericolo che ci sparano, questa la vedete con Bella Vista, senza pensare alle... Abbiamo una ricchezza, ragazzi. Allora mi disse uno di questi tizi, professore, ma che belle cose che dite, ma non ditele troppo. Eh sì, perché se uno di voi si convince, non sarà più preda della criminalità. Quindi questi discorsi che faccio possono anche essere pericolosi. Guardate, queste cose non le scrivo, io ne scrivo altre. Ne scrivo altre perché cerco di darvi la cultura, ma attraverso questa io spero che voi vi facciate le domande. Per esempio la domanda, perché ogni volta che un esercito invasore dal nord si scontra con un esercito meridionale, e meridionale guardate non è che non sono bravi a tirare mazzate, i cavalieri napoletani dal medioevo, del 400, 500, erano famosissimi, perché hanno sempre perduto? Sono arrivati i romani e hanno sconfitto Capo. E è arrivato quel cafone di Carlo D'Angiò e ha sconfitto il magnifico Manfredi, eccetera, eccetera, eccetera. E è arrivato, non amo Savoia, li detesto, però non amo neanche il Borbone. Non li amo il Borbone perché se voi andate in giro per il centro trovate le targhe degli impiccati dai Borbone nel 1830, perché i Savoia ci hanno convinto che se venuti loro a liberarci. No, i fermenti già c'erano, perché si voleva una vita migliore. E allora perché ogni volta che sono scesi, noi abbiamo perso. Io chiedo sempre a tutti, ai borbonici, perché ci sono oggi, quando mi dicono, ma il regno delle due Sicilie era lui, ma viva questa, allora io chiedo sempre, e poi perché andiamo stato? Non mi sa rispondere nessuno. La ragione è questa. Ogni volta ci si è trovati di fronte al tradimento. Manfredi fu abbandonato dai suoi feudatari, dai suoi vassalli. Francesco fu abbandonato dai suoi generali. Cioè, ogni tanto c'è la defezione, la mancanza di unità. Questa che potremmo trovare forse se pensassimo alle ricchezze che abbiamo. Non vi voglio stancare oltre. Comunque, con il nostro editore politico che stiamo cercando di coprire il territorio campano. Ecco, come faccio? Non ci resta una via. Come ho fatto sempre quando è venuto qualcuno dal nord, l'ho accompagnato in giro. Ecco,
un pezzo oggi, un pezzo domani, un pezzo dopodomani, alla fine lo sarà. Il primo libro, Gente Biblia, la trama biblica, è una visione generale. La seconda tratta specificamente quei fenomeni sempre legati all'antichità, insomma, cioè nel senso attraverso gli occhi degli antichi, perché bisogna prendere una prospettiva, quei fenomeni vulcanici in genere, abbiamo dei fenomeni interessantissimi. Quella della fertilità della nostra terra è dovuta al Vesuvio, è dovuta alle lave dei vulcani, altrimenti non capiremo perché continuiamo a stare qua pur stando su una vera e propria polveriera, ragazzi. Stiamo sulla polveriera, ci stiamo. Damiano, Giordano Bruno chiamava il Vesuvio il padre della Campania. Nel terzo parla più specificamente dei miti, ma in questa prospettiva, nella prospettiva di collegare i monumenti che abbiamo con i miti raccontati dagli antichi. E la mitologia è interessantissima. Sapete che cos'è la mitologia? Sono i sogni dell'umanità, così come i vostri sogni individuali sono i sogni, sono la mitologia vostra individuale. Vi do un consiglio se volete capire la mitologia. Quando vi addormentate la sera, mettete sul comodino il blocco notes con una penna. Quando vi svegliate, appuntatevi su. Vi accorgerete quanto è bello sognare, ma facendo i sogni dell'umanità. Ve ne accorgete che è una bella cosa. E allora capirete anche che valore può avere la mitologia. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato. Il professore è proprio un professore, quindi affabulatore, quindi nel senso buono ovviamente del termine, quindi che sicuramente il professore avrà affascinato migliaia di studenti nel corso della sua carriera. Questo si è visto tranquillamente oggi così. Provate anche chi non si è fatto per niente affascinare, mi dice che sono il professore che avrei mai. Vabbè, ma questo è questa pratica, ma proprio per salute grande, perché altrimenti si passa sotto silenzio. A proposito di mamme, allora vi racconto una cosa simpatica. No? Ragazzi, ero giovane e andavo. Entro nel primo bagno che mi trovo, nel bagno dei maschi, c'era scritto sopra Italo Sarpone, figlio di... E ci scrivo sotto, grazie fratello, e firmo. E la ragazza, secondo me, grazie fratello, e ci sono distanziati. Grazie di nuovo, ragazzi. Se mi permette, solamente. Allora, ragazzi, ascoltatemi per favore. Io voglio fare un appunto semplicemente al professore. Innanzitutto ringraziarlo perché veramente ha dimostrato essere un vero professore, come ha detto la collega. Perché? Perché il professore non insegna propriamente, il professore invita a scoprire la verità, a scoprire, invita a pensare, invita a riflettere, e voi dovete rispondere a queste iniziative, a queste motivazioni. Voi dovete rispondere, dovete essere dinamici. E poi volevo dire un'altra cosa, veramente ritornare a riflettere sulla cultura antica è importantissimo, ragazzi, perché è ritrovare le nostre radici. Vengo dal Sud America e vengo dalla cultura incas, e vi devo dire solamente questo, che c'erano tre insegnamenti profondi, tre principi per gli insegnamenti profondi nella cultura incas, che nel linguaggio quechua è amazuma, amakecha, amayucha. Che cosa vuole dire? Che tu non devi essere
faticato, non devi dire le bugie e non devi rubare. Questo se lo dobbiamo insegnare ai nostri politici. Grazie. Magnifica conclusione dell'amica Rosa Pares a un magnifico intervento. Grazie ancora. Insieme a Lucia De Cristofaro, che non solo l'imprenditrice che ha prodotto, che ha pubblicato i testi, ma è anche poi un'amica, e poetessa, e poetessa. Mettiamo sempre le... Introduci tu. Semplicemente presento questa giovane poetessa che è una mia carissima amica, che viene addirittura da molto lontano. Ma oggi parliamo di persone che vengono da lontano. Allora c'è la nostra Rosa Pajares, che è Rosa, aiutami, Rosa, che viene dal Perù, ma c'è anche Giussara, la bellissima signora qua davanti, che viene dal Brasile, quindi siamo proprio veramente mondiali oggi. E Giussi invece viene dal sud dell'Italia, viene da Ciro Marina, un posto molto bello, ma come diceva il professore, ecco, questa nostra Italia del sud, che non viene tanto, poi viene un pochino, spesso ne sentiamo parlare in modo non... anche se abbiamo invece pubblicato parecchie opere, e nel 2012 ha partecipato a un concorso internazionale, Quattro Versi Padella. A proposito di Quattro Versi Padella, che leggevo ora, noi ieri, che ci seguono delle nostre attività, c'è un filo un pochino conduttore, anche se ci sono dei libri, anche se non ci avevamo pensato, diciamo, è vero, e quindi siamo avanti così. Allora abbiamo parlato prima con il professore anche di questa nostra campagna, ieri abbiamo parlato invece della campagna durante la 1960 e così via, quindi ci sono dei libri. Adesso lei parlava di Versi in Padella, noi ieri sera abbiamo presentato un'altra amica, e è stato molto simpatico, mi dispiace per quell'amica che non c'era ieri sera, perché abbiamo parlato, tra l'altro, perché abbiamo avuto anche altri autori, però ecco, collegato a questi Versi in Padella, ieri invece abbiamo presentato un'amica che parlava di ricette collegate con eventi della sua vita, veramente pure molto simpatico. Quindi c'è questa, adesso questa moda, quanto meno, fra la poesia e cibo, la prosa e il cibo, quindi ecco. Comunque Giussi, per non farla troppo lunga, perché poi ci sarà la nostra Lucia che ne parlerà da un punto di vista più critico. Allora abbiamo detto che ha partecipato al concorso internazionale, ed oltre alla passione per la poesia è impegnata anche nel sociale. Lei è anche la presidente dell'associazione FIDAMPA, questa associazione a livello nazionale e internazionale, ed è la presidente di Ciro Marina. Fa parte anche di un'altra associazione, che è Radici, la cui presidente è stata l'anno scorso con noi. Ha questa passione ed esprime tutte le sue emozioni e tutti i suoi sentimenti attraverso appunto i suoi versi. Presenta la sua opera, Lucia De Cristofaro, che è un'altra amica che ormai è diventata una partecipante storica della nostra edizione. Infatti abbiamo inaugurato proprio con lei la nostra prima edizione, e quindi presenterà la nostra Giussi, che ringrazio per essere venuto da così lontano. Grazie, ti saluto, grazie sia a Lina, sia a Carlo, io mi chiamo per nome e simile professoressa, perché ci lega una grande amicizia. Grazie non solo per invitarci sempre come casa editrice, io sono il presidente dell'Albatros Edizioni, presentiamo adesso Giussi Visticò, tra un po' presentiamo poi anche due giovani autori, ma grazie
grazie soprattutto Carmen Elino per creare queste giornate. Io sono convinta, e per questo noi partecipiamo sempre veramente con entusiasmo, che la cultura deve uscire dai templi soliti e deve andare verso i giovani, deve andare verso l'altro. Non è l'altro che deve arrivare alla cultura, ed è per questo che andiamo a pubblicare opere giovanili e opere poi concrete di grande raffinatezza culturale come quella dell'amica Giusi. Io non mi dilibrerò molto, Giusi, perché poi ti faccio delle domande, perché poi cosa accade? Accade che i relatori parlano molto 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 del libro e poi l'autore non lo ascoltiamo. E allora cambiamo un po' la situazione e facciamo sì che siano poi anche gli autori a spiegare perché, cosa li ha portati a realizzare. Prima di tutto volevo domandare alla sala se amate la poesia. Ci sono? Alziamo qualche manina, te la fate vedere? Avete ascoltato la domanda? Mi alzo io in piedi. La domanda l'ascoltate? Amate la poesia, gli è stato chiesto? Perché? E allora dobbiamo iniziare a leggere la poesia. Perché? Perché García Lorca diceva, uno dei poeti che io amo, e diceva: la poesia non vuole dei seguaci, ma vuole degli amanti. E allora solo se noi l'amiamo possiamo far sentirla, possiamo farla nostra e possiamo farci trascinare dalla poesia. Prima noi abbiamo ascoltato un'altra autrice, Albatros, che ha intervallato poesie e racconti. Cosa, qual è la differenza? E poi Giusi ci dirà meglio questa sua passione. La differenza tra poesia e narrativa, e io sono sia poeta sia scrittrice, quindi vivo entrambe le situazioni, è che la narrazione dura a lungo, ti dà un grande tempo per assaporarla, hai tempo per assorbirla. La poesia è emozione, emozione immediata. La bravura del poeta, e qui abbiamo anche un'altra poetessa, Giusi, abbiamo persone che di poesia ci scrivono e possiamo dire il loro pane quotidiano, è la poesia, la bravura del poeta sta nel dare, in 32 versi, o 10, o in alcune occasioni quelli di Giusi, 5, 6, una descrizione, un dipinto, un'emozione che si racchiude in quelle parole. Parole che non sono mai messe a caso, come quelle che vi dite voi tra di voi. Ma chi ce l'ha fatto fare stamattina di stare qua a sentire la sua? Ciao. Allora, parole mai messe a caso, parole che sono ricercate. Il poeta parte da un'idea sicuramente, da un'emozione immediata e butta giù il verso, ma sicuramente, poi lo chiederò a Giusi che lo confermerà e poi anche l'altra poetessa ce lo dirà, di certo poi va a rivedere quelle parole nate dal cuore e fa sì che siano parole che siano sì significative sia significanti e che quindi possano condurre il lettore di quella poesia a un viaggio breve che si racchiude in una pagina, ma pur sempre un viaggio. Un viaggio che però, a differenza della narrativa, rimane dentro. Perché io le parole dei poeti che amo, Lorca, Majakovskij, Rolfo Biermann, a parte gli italiani, Pavese, tutti gli altri, ecco, tutti i versi dei poeti che amo restano solo nel mio cuore ed escono fuori quando occorre, nei momenti di gioia, nei momenti di tristezza. Ed è quello che sicuramente, e chiudo perché voglio che sia Giusi a parlare, sicuramente anche i versi di Giusi, che sono versi che si guardano intorno, sono versi che nascono dall'anima ma che danno uno scorcio di territorio, uno scorcio di ambiente, uno scorcio del sociale, possono rimanere nei cuori
di voi che li leggerete, nei cuori di giovani, di più adulti, che possono poi tirarli fuori e dire: ma la poetessa Giusy Misticò diceva in quella poesia. E questo è l'augurio che ti faccio e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Qualsiasi cosa che le si chiedeva, rispondeva in modo molto, molto timido, quindi non avevo quella capacità di reagire e di esplorare la mia persona. Quindi diciamo che utilizzavo la poesia in modo da poter essere libera e quindi in quel momento esprimere realmente il mio pensiero. La mia, prima voglio rispondere alla domanda della mia editrice Luciana De Cristoforo, Sud. Perché Sud? Innanzitutto perché io sono del Sud. Il Sud è la mia terra, sono le mie radici, è il mio orgoglio, perché sono nata in una terra ricca, che è stata martoriata negli anni. Una terra come il Regno delle Due Sicilie, che dava grandi meriti al nostro territorio, grandi primati, e nel passare del tempo è stata accantonata, è stata derubata. E perché bisogna avere la voglia di essere e di rispettare il nostro territorio? Perché noi siamo una terra ricca di valori, di tradizioni, perché una persona senza la propria storia non può andare da nessuna parte, bisogna sempre essere legati alle proprie radici. E io in questo poesia, in questo libro, ho scritto una poesia dedicata al Sud. Ma prima di leggervela, volevo dirvi che questa mia seconda opera, perché la prima si intitola Animo poetico e la seconda Pezzi del cuore. Come nasce? L'ho già detto prima. Pezzi del cuore perché sono dei momenti delicati che voglio regalare alla mia persona in alcuni momenti della giornata. E perché do possibilità al pensiero di andare avanti e di parlare. Vedete, quando scrivo, sia nei momenti gioiosi che in quelli tristi, la poesia mi dona forza, entusiasmo, è come un'espressione artistica, è come un quadro, che nel momento in cui sei ispirato, disegni una cosa che ti sta dentro e la esprimi con i colori, con i movimenti della tua mano. Così è la poesia. La poesia è un sentimento che mi attraversa in un determinato momento. Quando la vado a rileggere, riesco a percepire quelle emozioni che mi dava in quel preciso istante. La bellezza è spesso sinonimo di spontaneità e di musa ispiratrice di ogni espressione poetica. E in questo sta il vero segreto dell'ispirazione: saper trascrivere il proprio silenzio che nasce dal proprio pensiero. Poche lettere, nel ritorno del dire ti faccio male, frantuma il vero significato. Leggerezza nel porla, avidità nel darla. Teatrali gentilezze riempiono false letizie, oscure illusioni, smarrite espressioni, dall'imbarazzo di realtà che si cibano di poche umanità. Grazie. E naturalmente, ecco, molti sono gli argomenti che scusa, non ci eravamo proprio messe, non avevamo più il tempo. Perché vedo per esempio un'altra cosa che tocca anche gli affetti familiari. Allora per esempio questa nonna, non lo so, io parlo poi da un punto di vista più che altro emotivo, adesso proprio vedendola adesso in questo momento nonna, non lo so, vuoi dire, vuoi, nonna, perché noi siamo legati alle nostre nonne, fa parte della nostra radice, le nostre tradizioni. La nonna è un bene prezioso che ci cura, che ci sta vicino in ogni momento, ci conforta. E io questo lo voglio dedicare alla mia nonna che non c'è più. Nonna, marmorea, riccioluta, occhi vitrei sul candido viso, illuminati, corrugato volto da un percorso travagliato, ma da un sorriso appagato. Ruvide mani, dal lavoro consumate, ma l'esistenza grata. Forti braccia, aperti alla vita che il destino ha catturato. Nel ricordo di profumi tramandati, le radici ha donato. Tradizioni ed umiltà nel passato ha lasciato, di una ferita che ha lacerato, un amore incondizionato che non ha dimenticato.
Solo un altro. Solo perché un altro. Dobbiamo... Sì, per un altro inizio. La vince è stata è un link collina, infatti. Allora, ieri c'è stata la nostra amica la Cecilia Coppola che ha parlato degli angeli e gli angeli. Io so che la nostra linea, la nostra Yusra, amano molto gli angeli. Qua trovo una poesia all'angelo. Che cos'è per te l'angelo? L'angelo, ognuno di noi ha un proprio angelo custode, quello di cui abbiamo parlato ieri con Cecilia Coppola. E che ci affidiamo il nostro animo, il nostro cuore, è come un amico che ti sta sempre accanto e cerca di proteggerti nel corso della tua vita. Però ognuno di noi, nelle poesie, cerca di esprimere o di capire o interpretare in modo suo che cos'è l'angelo. Io l'ho voluto spiegare in questo modo. Svanite realtà fluiscono nella profondità, salto nel vuoto, trascina orme calpestate e soffocate, scintille di lampi tuonano in lacrime amare, uno sgomento che grava sull'orrenda sorte di un innocente che viene a mancare. Io in questa poesia l'ho dedicato a un ragazzino di 22 anni che in un incidente d'auto ha perso la vita e per me rappresentava un angelo volato al cielo che il destino ha strappato troppo presto alla vita. Una persona che non impareremo a conoscere oggi, perché anche lei è una persona di grande cultura, una persona che soprattutto promuove la cultura e in tutti i modi, in tutti i mezzi, anche con un'altra volta in Sinerba, allora, se... Via Paragoni, voglio andare. L'hanno messo a fuoco bene. Ok. E vabbè, questo prossimamente vi daremo l'ufficialità. Allora io voglio solo dire qualche parola, poi lascio a Nellina di conduzione. Voglio dare un particolare benvenuto a Lina Capone, con la quale abbiamo avuto modo di conoscerci. Del libro intero e poi come sempre succede un po' ci si è passata, anche se poi io le chiesi la poesia che lei non una poesia che mi piaceva molto che lei aveva scritto e ci siamo poi ritrovate su questa piazza virtuale che è Facebook e che è tutto sommato effettivamente verso la quale il poeta molto scelta. Insieme il carro, guarda, ci sono alcune mie amiche che sono veramente molto brave e quindi ecco che l'anno scorso è venuta con un'altra casa editrice che aveva preparato un'antologia insieme a Lina e agli altri bravissimi, c'era la presenza.
consiglio. Lei Passo, il professore Vittorio, l'avvocato Passo, è veramente molto bravo. È stata tentata di chiamarlo, però poi va bene. E Lina, io la conosco da sempre, ha fatto anche lei parte della nostra associazione, ha fatto la presidente, ha fatto anche questo con molti ruoli, e attualmente ha una Lions, però a prescindere da questo, Lina è una persona speciale, una persona di una sensibilità profonda, una persona di una affabilità e di una disponibilità che me la fanno essere veramente molto cara. Ha partecipato a varie rassegne, è presente in varie antologie con le sue poesie, poesie che le vengono al cuore, poesie che, come diceva Giusi e come diceva anche la signora precedentemente, l'altra amica che se n'è andata, che appunto esprimono quello che è il suo essere, quello che è la sua sensibilità, la sua abilità, i suoi affetti. È vero? Allora, ovviamente, quando si va a raccontare di una, della donna moderna, essendo più complesso, diciamo, questo, della vicinanza emotiva a questa fase della vita, però la cosa è diventata sicuramente più articolata, anche perché è una donna che presenta tante cose bellissime, anche tante tensioni interiori, una donna combattuta, diciamo, tra vecchi modelli e nuovi modelli, quindi vive delle volte dei falsi sensi di colpa, una situazione anche, diciamo, pressata anche da situazioni esterne, insomma, di canoni estetici, mercati. L'ultima cosa che vorrei chiedere al nostro amico scrittore psicologo, lui in questo libro, caro Adamo, si mette decisamente dalla parte delle donne, un libro in qualche misura femminista che è scritto da un uomo che ama le donne e che le rispetta e che si medesima nel modo di pensare delle donne. Però ti voglio chiedere, c'è invece un difetto, un rimprovero che fai alla donna? No, non voglio fare differenze di genere. Nella storia ha compiuto degli errori, è una cosa diversa, non è la questione della singola persona o come se ci fossero delle caratteristiche. Siccome ovviamente il maschile ha fatto un dominio tipo di soprusso, di violenza, l'ha messo in una condizione storicamente di secondo piano, c'è stata una fase nell'ultimo secolo di ribasso delle donne dove la ribassa era l'uguaglianza, dove l'uguaglianza significa facciamo le stesse cose, porta il cambio e essere uguali. Probabilmente questa non era la vera uguaglianza, perché l'uguaglianza è nella diversità. E quindi il rispetto della diversità, il fatto che tu mi porti il cane non significa che siamo uguali, che non, ovviamente è una cosa diversa rispetto al diritto, rispetto alla possibilità di espressione, di lavoro e quant'altro. Ricordiamoci che tutte le nostre conquiste sono delle conquiste, io dico, dei larghi piedi. Se noi pensiamo che la donna ha avuto diritto al voto 60 anni fa, è una cosa, diciamo, abbastanza avvenente. Se pensiamo che la parità salariale è 40 anni fa, l'accesso a tutte le carriere è meno di 40 anni fa, le professoresse non avrebbero potuto insegnare italiano e filosofia, diciamo, 60 anni fa. È ovvio che, come tutte le battaglie, diciamo, si sono scatenate, se non c'è un posto 68, in quel periodo ci sono stati dei grossi cambiamenti, delle grosse maturazioni e probabilmente, come sempre succede, anche nei prossimi anni. Che hanno caratterizzato la storia dell'umanità. Questo è un discorso. Volevo chiedere ancora a Carlo, se vogliamo concludere con un augurio per la donna, qual è il tuo augurio per il prossimo libro, quando scriverai un libro sui prossimi 100 anni delle donne? No, non ci sono auguri da fare, le donne sono bellissime, sono capacissime, sono coraggiosissime. Credo che tutto sia nato, ma ci vuole da un punto di vista psicologico, per l'invidia degli uomini di questa capacità di non poter procreare, questo miracolo bellissimo di creare la vita.
e poi in qualche modo poi ha dovuto usare, diciamo, alcune armi che erano appunto la violenza, la sopraffazione, anche la razionalità, insomma, io sono molto razionale, come diceva anche, diciamo, la poesia che abbiamo letto, le donne sono altamente spirituali, però riescono sempre a essere concrete, poi cioè, nel momento in cui sono realmente concrete ci mantengono sempre con i piedi per terra e soprattutto hanno questa grande cosa che è il coraggio del cambiamento. Cioè, questo però lo dico non da storico, lo dico da clinico. Però questo poi ci vuole un applauso prima di tutto. Sì, grazie. Sì, coraggio del cambiamento. Questo mi piace molto, il coraggio del cambiamento. Io ho avuto, diciamo, un'esperienza, ovviamente è una mia personalissima esperienza limitata, quindi non è universale, però normalmente, diciamo, le persone che vengono a fare una terapia, il 90% sono donne. E qualche volta un'altra parte che io faccio sono le terapie di coppia, dove letteralmente c'è la donna che si porta con suo marito e con suo padre. Cioè, nel senso che anche dopo 10, 20 anni, 30 anni, 50 anni, ognuno, le donne sono pronte a mettere tutto in discussione. Quindi questa è la possibilità del cambiamento da un punto di vista evolutivo. E loro hanno questo grosso coraggio, anche perché se si devono liberare di qualche cosa, la maggior parte delle cose di cui si devono liberare sono tutti appellativi negativi, perché se voi vedete anche il linguaggio, se io dico è un uomo duro, significa che è un uomo, se io è un uomo di strada, insomma, se io dico è una donna di strada, non diamo lo stesso significato. Quindi anche nel linguaggio non era, allora se la donna ha più coraggio di potersi liberare di queste cose, di potersi liberare e quindi anche di poter aiutare, diciamo, le persone. E questa grande dote del coraggio è unita alla dote di accogliere e di dare la vita, di darla, ma nel senso di donarla la vita, perché comunque è un dono, una bella capacità. Per cui penso che le cose da fare sono ancora tante, io penso, per esempio, anche se ci possono essere discussioni e pareri diversi, il discorso per esempio delle punte rose, eccetera, sarebbe bello che non ci fossero in futuro. Probabilmente nei prossimi anni ancora necessari. Sono necessari, in assoluto non è una cosa bella, però per il momento probabilmente è importante, diciamo. Abbiamo una domanda dal giornalista di Positano News. Viene Gigi. Ma io penso che questi sono cambiamenti di tipo un po' differente, penso che il cambiamento deve cambiare. C'è un cambiamento che noi possiamo fare, che non è ancora un come si dovrebbe approcciare la donna? Allora, se io posso permettermi di dare il mio personalissimo contributo, di scoprire dentro di se stessi le parti femminili, così come le donne possono riscoprire le parti maschili. Questa cosa non è facile psicologicamente. Se facciamo un gruppo, noi facciamo un sacco di gruppi, facciamo lavori sugli incontri, sulla sessualità, sulla donna, eccetera. Se voi parlate alle donne, un gruppo di sessualità di sessualità di donne, le donne sono disponibili a mettere in piazza tutte le loro difficoltà. Gli uomini mai, e se io domando a tutti gli uomini presenti in questa sala, quanti hanno preso in piazza, tutti quanti mi hanno no, non ho bisogno, insomma, anche a 85. Allora, questo è uno stereotipo del maschile. Allora, a battere questo stereotipo, che tra l'altro la difficoltà c'è, questa è una difficoltà oggettiva che noi stiamo affrontando in questo video, c'è una sorta di femminilizzazione del maschile, è dovuta a dei cambiamenti. Allora, se voi osservate, per esempio, i fenomeni di violenza, di stalking, di femminicidio, perché c'è una sorta di recrudescenza? Non è manco vero, cioè, sono più o meno le statistiche ci dicono che sono uguali, più o meno uguali, però una sorta, come dire, di maggiore recrudescenza c'è. E proprio perché una volta, 100 anni fa, anzi meno, fino al 1975, c'era il diritto di famiglia dove la moglie era di proprietà del marito. C'era il diritto maritale. Per voi e aveva sostanzialmente una sorta di verità certificata. Oggi che non ce l'ha più,
è ovvio che poi deve continuare a usare questa supremazia, non in una maniera maschile, anche nel senso classico e peggiore del termine, ma la deve utilizzare, diciamo, con la violenza, utilizzando il vecchio meccanismo che ha sempre utilizzato dalle tribù primitive, dove la donna, la sposa era conquistata, diciamo, con rapto, con la rapina della tribù avversaria, anche c'è lei la Sabina. Era la Sabina, insomma, quella era classe, era proprio così. Fermo restando che quando siamo in difficoltà i maschietti, diciamo, mamma mia, è marona. Cioè voglio dire, ci rivolgiamo a due entità femminili, ma io credo, lo so, le faccio una domanda, l'ultima. Sì. L'ultima, Mario? No. No, l'ultima. Mi piace che tutto sommato le donne abbiano meno da disimparare rispetto alle maschietti. Perché hai detto, Mario, ti ho perso, ripeti? Dicevo che le donne hanno meno da disimparare rispetto alle maschiette. Se abbiamo tempo, però non lo so, cercherò di esprimere in maniera sociologica. La supremazia del sociale, storicamente, io sono sociologo, quindi mi faccio le domande. Anzi di più, negli ultimi 25 anni è dovuta alla costruzione della società, dove l'uomo ci ha dovuto lavorare per la costruzione della società, e quindi la costruzione della società rende anche da una parte padrone delle donne, però dall'altra parte anche sottomesso alle regole della società, quindi l'uomo è molto costretto, diciamo, da delle regole sociali, legislative e quant'altro della società. La donna no, è sicuramente più libera. Siamo noi che dobbiamo disimparare, siamo noi che dobbiamo uscire fuori da quelle che sono i canoni dello scontato, del giardino, eccetera. Perché se una donna cambia idea non ci spaventa, e lo vediamo anche come un fatto evolutivo. Se un uomo cambia idea e non ha mantenuto una parola, non è un uomo dolore, non è una cosa, eccetera. Quindi costruire il potere, come chiunque, anche in altri ambienti, in altri contesti, quando uno costruisce il potere, il problema non è fare la corsa alla vittoria, il problema è mantenere il potere. E per mantenere il potere, alla fine tu diventi soggetto di questo potere. Ah, ci si innamora. Ci si innamora, però è anche vero che tu sei costretto, perché se diventi presidente di qualsiasi cosa, il problema non è arrivarci. Anche con una botta di culo ci può arrivare, il problema è mantenerlo. E forse bisogna anche ammettere qualcosa, insomma ammettere anche che condurre il maschio è subito di una serie di pregiudizi. Ecco, cioè è quello che dice lui, cioè per cui anche se in una seduta, ecco, non ammette i suoi problemi, ma è normale, tutto sommato, perché la società ha impostato che l'uomo deve essere quello. Forse più che crudele, lo dice realistico, cioè nel senso non c'è.
cerca di dare nomi diversi alle cose, anzi l'unico personaggio che finge di non vedere la realtà è comunque un personaggio negativo, è la madre di questa ragazza abusata dal padre che finge di non vedere. Quante madri insomma oggi chiudono gli occhi davanti a tante realtà proprio perché si ha paura di affrontare la realtà e diciamo anche se nel libro è trattato in maniera superficiale c'è anche il problema di un sistema giuridico non efficiente che comunque non tutela le vittime, non tutela fino in fondo le vittime obbligandole a duri percorsi, a duri e lunghi percorsi nelle aule di tribunale. Al di là di questo, che ho lanciato un discorso di una donna che fa finta di non vedere per non attaccare la propria immagine appunto di famiglia, diciamo di moglie di un pediatra, quindi comunque di una famiglia di un certo livello sociale, di una certa reputazione, e comunque non fa altro che indossare delle maschere del personaggio peggiore. E faccio un intervento sempre riferito al libro precedente. Qui io mi rilascio al discorso non tanto della violenza di genere e quindi dell'uomo sulla donna, ma della violenza delle donne sulle donne, che è quello diciamo che secondo me impedisce, anche se in maniera più sottile, in maniera non eclatante come può essere il femminicidio, come può essere un atto estremo di violenza, ma in maniera più sottile è quella che in realtà secondo me impedisce, sempre riallacciando al discorso di prima, il vero diciamo cambiamento delle donne, del vero scatto. Sì, alla fine è la violenza delle donne sulle donne che comunque non è da sottovalutare. Quindi queste sono donne che non hanno il coraggio del cambiamento di cui parlava prima, e rivalgono quindi standardizzati dei vecchi ruoli e chiudono gli occhi anziché favorire la liberazione. E qual è il messaggio che vorresti che rimanesse di persone dopo aver letto il tuo libro? Il mio messaggio è sempre un messaggio di libertà. Il titolo appunto La schiava, padrona, schiava perché rappresenta diciamo la schiavitù di cui sono vittime tutti i personaggi, ma allo stesso tempo il percorso che i personaggi compiono all'interno del testo per liberarsi dalle proprie schiavitù, per spezzare le catene dell'anima, che tra l'altro il titolo del dipinto insomma che ho scelto come copertina del romanzo. Quindi spezzare, il messaggio finale è spezzare le catene dell'anima. Messaggio che tornando al libro, la mia donna ha visto ovviamente da adolescente nell'amore tra uomo e donna, ma che può essere inteso ovviamente come l'amore universale tra madre e figlia all'interno del libro, ma in ogni caso la spinta verso l'affermazione di se stessa. Io però ti voglio fare una domanda rispetto al tuo primo libro, che pure verdeva, era di carattere, era un'analisi psicologica di una situazione, insomma. Ecco, questo secondo libro in che modo si pone? Allora, il secondo libro si pone da un lato in continuità, soprattutto per l'aspetto simbolico, perché il primo romanzo aveva come coprotagonista il mare e quindi l'acqua come elemento di purificazione e di rinascita, ma quasi come fonte battesimale, perché alla fine del libro no, il personaggio rinasceva attraverso la nascita della figlia. E nel secondo libro continua il valore simbolico dell'elemento fluido per eccellenza, il sangue, quindi ripreso anche dal rosso della copertina, che è appunto elemento allo stesso tempo di sofferenza, chiaramente quindi le catene, il sangue, il dolore fisico, ma anche l'elemento vitale, perché insomma senza sangue il nostro organismo non potrebbe vivere. E quindi in questo dal punto di vista simbolico si riallaccia al romanzo precedente. Basta come dire, reindirizzarlo nel senso giusto. Certo, quindi come tutte le cose, così come anche lo strumento informatico. Darsi l'alveo laterale. Certo, e anche gli altri aspetti come lo strumento informatico sono un mezzo, quindi non sono di per sé positivi o negativi, questo mi lanciava il discorso della valenza positiva o negativa, non sono positivi o negativi di per sé, ma in base all'utilizzo o al valore che io attribuo. Vuoi
spiegare per favore, ci vuoi illustrare questa, questa copertina? Sì, allora la copertina è dipinto di un'altra sabbiese che non è qui perché adesso è trasferita a Milano, insomma non è presente, comunque la sabbiese Fiorentina Girace, si intitola Le catene dell'anima, rappresenta appunto questa sofferenza interiore, come vedete abbiamo le due mani incatenate e quindi la presenza del sangue, la sofferenza, una sorta di urlo, una rappresentazione quasi urlante di questa sofferenza, e in lontananza quel piccolissimo aereo che non tutti riescono a vedere nella copertina, ma soltanto alcune persone, rappresenta appunto la libertà, che può essere lontana ma non irraggiungibile. Allora ti ringraziamo Anna Maria, ringraziamo Carlo, che poi domani sarà nuovamente con noi, e adesso tutti insieme aspettiamo Antonella Cilento, con la quale chiudiamo la serata, che sarà presentata dalla professoressa Liliana Longobardi, dalla nostra collega e amica Liliana, e dalle sue alunne, credo, perché le vedo tutte belle schierate queste ragazze. Sono Antonella, che fine ha fatto? Diciamo, addirittura storia, percorso, come vogliamo definire, che è stato quello dell'esperienza di essere finesse al premio Strega, che penso che sia la cosa di cui ci vuoi parlare un attimo, no? Se potete. Buonasera, mi dispiace purtroppo che, come dire, il libro di cui parliamo stasera non mi sembra senza a disposizione per il pubblico, però questo libro è stato finalista al premio Strega l'anno scorso, il mio 13° romanzo, e ha vinto anche un premio importante, il premio Boccaccio, che in realtà al di là del premio Strega è un premio che ha molto a che vedere con il libro e con le tematiche del libro, come a breve scoprirete. Quindi, perché si tratta di un libro, come dire, che ha a che fare con Cervantes, con il novellare, con un tema anche, come dire, indirettamente importante all'interno del libro, che è l'erotismo, il premio Strega è stato sicuramente un'esperienza molto importante, più che altro non è importante naturalmente aver incontrato un nuovo editore, appunto Mondadori, che crede molto nel mio lavoro e quindi ha sostenuto il libro e lo ha portato appunto all'interno del premio, che naturalmente è una kermesse molto visibile, ma insomma che soprattutto consiste alla fine del riconoscimento per quanto mi riguarda nel mio nuovo percorso di lavoro, appunto 13 libri e 20 anni di insegnamento di scrittura creativa, fatti appunto anche talvolta qui. Molte volte anche con collaborazioni esterne, perché ancora adesso l'associazione che c'è da scrivere anche da lettura, quando ha bisogno di un esperto di scrittura, quindi niente, io passerei la parola a Liliana, che ha già presentato il giudizio. Saluto ovviamente con grande affetto Antonella, ogni volta che arriva lascia sempre una traccia, soprattutto tra i ragazzi che rimangono sempre affascinati, sia dalla sua scrittura che dalla sua persona, perché ha una cordialità naturale e che passa senza filtri nelle nuove generazioni. Io l'ho conosciuta, ho avuto il piacere di conoscerla anche in occasione di corsi di scrittura che ha organizzato sia nella nostra scuola che periodicamente organizza adesso anche online, c'è questo sito della Liga Scritta, quindi è diventata una scuola di scrittura raggiungibile da ogni parte, forse anche nel mondo, perché internet consente. E quindi il privilegio di conoscere la cinema scrittrice, in genere un artista, è quello di poter in qualche modo soddisfare la curiosità che spesso ci pone nei confronti della creatività. Come può nascere un'opera d'arte, sia essa di scrittura, di pittura. Quindi lei ci stupiva sempre durante i corsi di scrittura per questa sua infaticabile mania di scrivere, continuamente essere sempre presente anche durante le nostre esercitazioni. Lei era una allieva di se stessa, perché gli spunti che dava alle nostre narrazioni erano gli spunti che dava e che dà continuamente a se stessa, per cui Antonella me la faccio sempre con un proprio testo in mano, pronta a cogliere queste immagini fortuite che poi
si imprimono nell'immaginazione dell'artista e che poi sono la risorsa principale a come creare personaggi, situazioni, storie del cinema. Allora, veniamo, gli è stato proposto in tempi brevissimi, quindi ognuno ha diciamo, scelto la sua parte. E racconta dunque questo libro, la storia di Elisario. Elisario è il nome della protagonista, è un nome maschile, è l'abbreviazione di Belisaria, una bimba, la incontriamo bimba all'inizio delle prime pagine del romanzo, che sono occupate da una delle lettere scritte dalla protagonista, che racconta se stessa e racconta l'antefatto di quello che poi sarà la storia che si ripara all'interno del romanzo. L'artificio della lettera non è nuovo nella letteratura, in questo caso serve a Elisario perché è la scrittura, lo strumento di comunicazione con se stessa e con il mondo. Detto così sembrerebbe che sia un'attività del tutto normale, però se noi consideriamo qual è il contesto storico in cui si svolge la vicenda, cioè il Seicento, come la stessa Elisario racconta, alle donne, stasera si parlava di donne, quindi siamo a te, alle donne era vietato lo studio, quindi lei infrange il divieto che le è imposto dalla famiglia e dalla società in generale e per una sorta di miracolo che le accade un giorno che è nello studio del padre, lei vuole avere accesso a un libro della biblioteca paterna che l'ha incuriosita, le cadono i libri addosso e questa, diciamo, questa rovina di libri che le cade addosso le fa nascere il pernoccolo della conoscenza. Lei impara a leggere quasi per miracolo e nel giro di pochissimo impara anche a scrivere. E fin qui la storia sembra una fiaba, perché è la storia di una bambina che sta in un bel castello, il castello di Baia, con i genitori, e vive felice, canta, è malata di sta parola, sogna di fare la cantante delle opere di Monteverdi, quando poi improvvisamente il suo tragico destino le va incontro e si presenta nella forma di un gozzo sempre più evidente, tanto da richiedere l'intervento di un chirurgo. E questa operazione che andrà male determinerà la perdita della voce da parte di questa bambina che intanto è diventata adolescente. E tutto questo ci è raccontato, come adesso sentiremo la voce di Erika che è stata scelta per interpretare questo ruolo, appunto nella lettera, nelle lettere, abbiamo scelto solo la prima per il breve tempo, che introducono la narrazione. Prego. Signora mia pregiatissima, dolcissima e valentissima, oggi, a D, 16 marzo 1640, comincia questo segreto quaderno di lettere all'età di anni 11 a seguito di gravissima malattia, ovvero, come ripete la madre, disgrazia irrimediabile come chiose il male alla serva, nuoio troppo esagerato. Tu, che dalle stelle vedi tutto, di certo conosci la mia casa, ma non volessi al cielo che confondessi con un'altra Belisaria Morales, detta Elisario, per sicurezza aggiungo. Abito nel castello di Sua Maestà Cattolicissima di Spagna, Napoli, Sicilia e Portogallo, Filippo IV, Dio lo conservi, locato a Baia presso la splendidissima città di Napoli. E comunque, basta che chiedi, e tutti ti sapranno dire chi è la figlia sfortunata che ti scrive. Ti chiederai come, da chi alle figlie mi è vietato lo studio, appresi a leggere un giorno di 4 anni al suono mentre crescevo senza fratelli, essendo io nata da madre difettosa e mia nata dell'aia come gallina senza strumento, entrambi dinanzi credo della stanza del padre dove erano i libri. Curiosa, mi avrebbe preso lo scavo per afferrarli, caddi, e i tonni mi piombarono sulla testa. Lì io credo tu mi abbia illuminato, perché, da gallina qual ero, mi ritrovai in questi sensi, esperta di lettura e, comprendendo ciò che il libro raccontava, lo rubai. In pochi mesi appresi completamente a leggere e scrivere, sfogliando e risfogliando quel solo libro che chiamasi Novelle esemplari del precedentissimo signor Miguel de Cervantes.
da lui dedicato a Don Pedro Fernando de Castro, conte di Lemos. Ah, quale mondo si apriva i miei occhi. Certo, subito fui tentata di rubare altri libri dalla stanza del padre, un'opera in versi, l'orlando furioso di Messer Ludovica Rosso, un'avventura avventurosa donata all'Asario de Tormes, di anonimo e mio autore. Tu sai che è solissimo. E infine la commedia, Otello o il Moro di Venezia di una bionica nome di Guillermo Shakespeare. Le recitavo tutte a memoria queste scritture, intanto rubandone altre, fino a che il padre se ne accorse di tutti, e diede la colpa in Marella che alla parola libro sgranava grandi gli occhi e muoveva la mano chiusa come Puzzino, valesi a dire Zucchino. In Marella fu punita, e io in questa circostanza scansi di disgrazia e appresi l'arte del recitare, poiché ad altri doveva ancora sembrare gallina, ma avevo ormai anima da orca. Suavissima, ti prego però di tenere il silenzio e il segreto sul fatto che questa povera cristiana sa scrivere e sa leggere, perché già troppe cose finivano male nella mia breve vita. Eccomi quindi alla ragione della lettera. Io ho il gozzo, un brutto gozzo, Madonna mia dolcissima, che cresce, cresce, colpa della mia costituzione cantellina, dicono madre e padre, malata dalla nascita di Stravalola. Infatti, appena partorita, già cantavo, squillante come tromba, tanto che il medico guardò madre e padre, si fece il segno della croce e per la vergogna giù schiaffioni per farmi piacere, e io mi tacqui. Ma crescendo il vizio la scompariva, anzi fortiposa cresceva, perché io o cantavo o io parlavo come speditissimo predicatore, cosa vietatissima alle piccole femmine e alle grandi, dicendo tutto quello che mi passava per la testa. Suavissima, mi informarono che la femmina è nata per obbedire, tacere e soffrire, e, a conferma, ogni volta che io cantavo o parlavo riceveva schiaffi e schiaffoni. Scignatella, io ti valevo, dicevano le serve, e i complimenti simili così tanti che io il canto lo ripetai una, due, mille volte, ed ecco all'improvviso una grande palla di gola. E più mi dicevano di stare zitta, più mi si gonfiava delle parole che non potevo dire, delle canzoni che non potevo cantare, perché io, suavissimo, vorrei da grande fare la cantante. Mi piacerebbe assai cantare l'opera melodrammatica dell'illustrissimo maestro Monteverdi, canzonette e balli di festa, e le tue lodi, mia signora, che già conosco tutti i canti di chiesa e latino. Ma finisco la triste storia. Questo gozzo cresce, cresce, e 3 mesi fa il padre chiama il chirurgo e dice taglia. E con mio grande sconcerto, il chirurgo viene e prepara i coltelli. Scappo, lo confesso, fiacchissimo a lei, inciampando lungo gli spalti del castello, fra le gambe dei soldati, mi calo nel cassetto, fra strutture e merda. Il gozzo quasi mi soffro. A prezzo di grande schifo mi ero quasi salvata, che, ecco, non mi viene il singhiozzo. E così mi si filano le braccia del cassetto mentre non smetto di ribattermi, miseria e lercia, e finisco legata sulla sedia del chirurgo. E qui, orribilissimo terrore, mi piscio, mi cago, urlo, ma niente, neanche le mie orazioni a te, signora mia dolcissima, mi salvano. Mi aprono la gola col coltello, sento lo strappo, e vedo il sangue, il mio, che mi cola sulla gola, e penso, muoio. Infatti, suavissimo, sono morta per 3 mesi. Ho dormito senza sogni, chi descrive l'esaria defunta. Però, proprio ieri, mi sveglio e chi vedo? La madre che piange alla carezzale, il padre serio che lo rimprovera. Così io provo a parlare per dire sono viva, ma non mi esce fiato, non una parola, e odo le serve che già conosco la verità. Povera creatura senza lingua, essa la teneva così l'uomo. Sono muta, sono spenta, sono aiuto senza corpo. Ho chirurgo sbagliato, ho fatto un guaio, dice Marella. Corro per le mura, scappo, le mani sulla bocca. Che mi hanno fatto? Da oggi sono lettera a te, signora mia dolcissima. Le nascondo qui, sotto le pietre, nella spiaggia del castello, dove ora scrivo. Arrivano, mi cercano, che il mare le protegga. Li salvo, tu sei fatto. Grazie. Dunque la protagonista entra in scena da subito, anche se poi scomparirà subito, perché lei decide di addormentarsi. Di addormentarsi per non dover subire le richieste di un mondo adulto che lei non vuole accettare. Perché Elisario è una donna bimba e poi sarà una donna ribelle, una donna anticonformista. Una donna tra quelle poveri del 600, in qualche modo pagando sulla propria pelle, sono riuscite ad affermare la propria identità. Infatti una delle donne a cui ovviamente molto banalmente ho pensato è Artemisia, la pittrice Gentileschi, che a proposito di corpo, di violenza e di sangue, sappiamo dovette subire uno stupro, ma non solo, ma anche un processo
per la cui testimonianza racconto il suo dolore e subì anche le torture. Nonostante tutto, lei continuò perseverante nell'affermazione della propria dignità femminile. Elisabio era una donna diversa da quelle che comunemente le potremmo immaginare come donne del Seicento, una donna che nonostante il mutismo, grazie alla letteratura, grazie alla scrittura, riesce a vivere. Anzi, filtra la vita attraverso la letteratura, perché quando ne accadrà quello che poi sarà, diciamo, il marchio del suo risveglio, cioè uno stupro bene buono subito da un medico cialtrone, che è il secondo personaggio di cui a poco conosceremo, lei in qualche modo in questo suo silenzio, in questo suo silente soliloquio che ci ha testimoniato dalle lettere, si identifica con un personaggio femminile di una novella di Cervantes, Leocadia, che si risveglia accorgendosi di essere stata stuprata dal libertino Ridolfo. E quindi Lisario si addormenta e si addormenta per ben due volte, la prima volta quando subisce questa operazione, poi quando una volta risvegliata i genitori hanno deciso di darla in moglie a un vecchio laido e lei non vuole sposarsi, quindi utilizza il sonno, la catalessi come risposta ribelle all'imposizione familiare. E la sua storia finirebbe come quella di una bella addormentata se non intervenisse a far continuare questa storia appunto l'arrivo a Napoli del medico Avisente. Grazie a questo sogno è un preciso ricordo di Avisente, ai suoi 9 anni, quando aveva sentito suo padre a Padova, dove aveva assistito all'evento che continuava a visitare ogni notte. Don Aleandro Germano era un medico pio, rispettatissimo, finanziatore di ospedali, patrono delle arti, benefattore. Gli piaceva tenersi aggiornato sulla pratica medica e una volta all'anno si recava a Padova, in visita al teatro anatomico delle locali università. Bisogna conoscere le nuove teorie e le scoperte che di continuo si compiono, spiegava suo figlio. E stare indietro può costare caro, se ne vedono di casi non risolti, di parcelle tirate e se ne incontrano di buffoni senza esperienza che si riempiono la bocca ad esperimenti mai fatti, ripeteva di continuo al figlio, che sapeva già di doverlo apprezzare. A Vicente ricordava quel viaggio a Padova con precisione e timore. Il tempo uggioso della città italiana, i suoi passi del bambino risuonare sul marmo e, delle scale e poi vestiti dal legno scomparire nelle stanze del teatro. Ricordava la sua concezione di bimbo politico, stretta dentro una blusa ricamata, attraversare l'aria di corridoi affollati, pieni di tutte quelle ginocchia e quelle calze colorate che erano l'unico panorama praticabile dalla sua scarsa altezza. E le scarpe, l'odore di cuoio, il puzzo dolciastro dei piedi, gli intestini che salavano dalle braghe adulte, così pericolosamente vicino alla sua testa, che gli pronunziavano le emozioni destinate a divenire di note, diarree, stipsi, distessie, umori putridi, urina non lavata. Crescere cominciò a sembrare una dolorosa trasformazione, sconsigliabile, benché gli adulti fossero compiaciuti di questo loro stato melodorante e tenessero tra loro discorsi di un certo impegno, nonostante il crescente obesitare dei propri fluidi corporei. Guardava suo padre con lo carico dei colleghi senza capire una parola dei loro discorsi. Sembravano così sicuri mentre parlavano affondati nelle pappagogge, sussiegosi, come se la morte non li dovesse mai cogliere. A Vicente era quasi certo che conoscesse il segreto, un segreto che non veniva mai detto da alcuno e che riguardava per l'appunto l'immortalità. Forse erano convinti che la loro professione di medici li avrebbe salvati. La mano nella mano di suo padre aveva dato un duro figlio che gli sarebbe stato rimproverato per tutta la vita. Don Aleandro Germano aveva calato uno sguardo di disgusto sul figlio e a Vicente si era spostato un po', come se temesse il dolore degli enormi sopracciglia del padre gli cascasse addosso. Si era aggrappato ad un pacchetto in radica della balconata e ci aveva spinto dentro la testa prima di allungare gli occhi come un cinese. Da quella posizione aveva visto per la prima volta cosa ci fosse dentro un uomo. Ora però bisogna fare un passo indietro, esattamente 3 mesi prima di questa fera notizia, al tempo in cui l'Italia si negava e suo marito si dedicava al vino.
Lasciate, avevo dato due membrane di tela, lasciando cadere una cartella infiottata di spari, da cui erano scaturiti di dieti e bozzetti, ed era posta all'angolo di Vico Santo Spirito di Palazzo, per fermare la mano armata di pennello di un altro uomo, più basso di lui, incamiciato di notte e pianere, pronta a colpire un vecchio seminudo, le carni frosce, raggrezzito a terra, il braccio alzato a difendersi, ridotto a mele di rosso, levato ad oggezione bollente e mangiato un politano. La donna è mia! Minacciava loro in camicia. Il vecchio non rispondeva e nemmeno cercava di sfuggire i volti che l'altro gli menava sempre più forti sulla testa e sulla schiena. Che si sa fare? Che ha fatto? Urlava a sua volta come brava di tela, trattenendo l'aggressore. Ladro, è un ladro! E io che gli ho pagato la cosa. Tre catene della mia dispensa. La posso? L'uomo in braga di tela teneva stretto e derubato. Il vecchio tentò finalmente la fuga e poco alla volta, nascosto da altri censori che si erano armati, sparì diretto alla chiesa di Santa Maria Egiziaca. Chi siete? Domandò alterato il spagnolo, armato ora anche di una delle sue fiammelle. La piccola folla di abitanti seguiva in parte la fuga del vecchio, in parte la rete. L'uomo in braga di tela allora quella la cartella e i numeri di disegni fuoriusciti. L'altro lo sputò, critico. Ho capito. Sospirò e poi, perfetto napoletano, sei uno scherzo. Il francese fece segno di non capire, quindi fissò meglio lo spagnolo. Gli occhi azzurrissimi e larghi e con più dilatati per la sorpresa. Rispose l'altro e gli portò le spalle liberandolo, diretto a una tenda che si apriva nell'arco basso del palazzo, sotto cui si era svolta la scena. Il francese gli corse dietro, mentre censore le femmine si ritiravano mormorando. Attendiamo! Rivela portò la tenda e sottrasse l'asticella che la sosteneva, così che la tenda si chiude davanti ai piedi del francese. Il tenente pittura si aviena, la tenda è piena. Buco per me? Disse a voce alta dall'ombra della casa. Sono maestro di scena, non pittore, sono qui per i fondali del melodramma. E perché Rivela non farà una camicia di vita a tutto spagnolo. Maestro della velas, maestro delle candele, illumino il palco, costruisco i fondali, disegno i costumi. Un lungo silenzio scese sul vicolo, quindi la tenda si aprì e Rivela, con una giacca sulla camicia da notte, fece cammino dalla tenda. Vi vanno quando? Sì. Se ne francese. Sono già che se vai a tornare. E posso una lettera al maestro nella pietra, sbuffò e si strinse nelle spalle. Ingresso, entrate. Nella penombra i tagli di piede si ammontarono in francese, un zaino all'aglio e grasso, una conchiglia di madre tenne, la faccia allante e scotennato, i volti pubblici e cenciosi, un sacco d'ossa come il vecchio fuggito da lì dalle pitture. Ma variare in carne, testi, trombe e libri. Gli altri tre formarono osservò l'opera in differente silenzio. Abbraccio incrociato e spagnolo, sorrideva sotto i baffi. Te gusta? Con marchio sul capo de morte a corto di parole, in qualunque lingua. Rivela strinse nelle spalle e andò a prendere un bicchiere. También gusta la Velázquez. Lui è stato qui? Chi? Velázquez! Oh, sì. Con tutto il suo seguito di toldo, scarro, servientes. Ecco. Moltissimo. Una bella donna vestita di blu si affacciò dalla porta interna, col mare che le stanze aveva fino a un'altra luce, una finestra, un balcone che dava sulla strada. La casa e la studio del maestro erano immensi. Vedo che pianesi di Lamos. Vamos, vamos. La liquido è libera. La donna si tirò. Mio moglie. Come molti. Se ne devo amare. E moltissimi figli. Altrimenti anch'io sarei ricco come Velázquez. Allora, vediamo come scrive. E apri la lettera che mia madre aveva dato. Juan mi aveva avvisato, ma non ho spiegato. Quindi scorreva la lettera, disgustato, in francese. Anche questa. Col marzo mio, scusandosi con un cenno del capo. Valeria, chi ha scherzo sua ricca d'oro? Esclamò Rivela. Poi, vedendo la faccia per testa di mamma, aggiunse il francese. Uno scopatore irriducibile e brutto come la testa. Come faranno le donne? Col maschio. Vengo per migliorare i miei fondali, maestro. Se pensate di potermi far osservare mentre tenete lezione, vi pagherò come ogni altro allievo. Intanto sono arrivato a Napoli per lavorare. Monto le scene alla sala dei fiorentini per la compagnia spagnola. Mercedes? Sì, per lei e per suo marito.
Povero cornuto, famiglia libera. Va bene, domani venite pure, Jacques Strayer. Siete giudeo? Mio padre. E voi no? Con Marsi strinse nelle spalle. Ho avuto una vita difficile e le fiamme tra gli spagnoli non piacciono né i giudei né i retici. Libera qui. A me non importa quando le pregate, ma come le piangete. Col masso e ride. Qui c'è solo Dio che ride. E allora le braccia di cane le legano intorno. Ah, non mi gusta che arrivano nel culo. Ho capito, era sincera la mia passione. Ha sentito il mare e si andò per andarsene. Un momento, lo fermò Libera. Dove dormite? Alle Nazioni, vicino alla chiesa di Sant'Anna. Siete con gli olandesi? No, una casa con napoletani e toscani. Bene, los olandeses. Vi stanno sulle opinioni. Precisamente. Ho sempre condiviso l'opinione. Buona giornata, resta. Concluse con Mara, prese la cartella e si dietro a andare al palazzo. Volevo sapere perché avevate scelto questa copertina. La copertina? Beh, la copertina è un autore contemporaneo spagnolo vivente, un signore che si chiama Dino Valls, quindi è, come dire, un imitatore, diciamo così, dello stile del Seicento. La cosa interessante di Dino Valls, quando l'ho visto molti anni fa ormai in Sicilia in una mostra, è che lui, pur essendo giovane, utilizza tecniche antiche per raccontare abitudini contemporanee. Quindi non tanto in questo quadro, che è molto adatto al libro, ma in altri, spesso le donne sono raffigurate, tagliate da strumenti chirurgici, sono, come dire, esposte nella pericolosità anche della, anche i ragazzi, non solo le donne, anche gli adolescenti, spesso e volentieri. Quindi c'è una dimensione di rappresentazione del contemporaneo attraverso strumenti antichi, che è appunto un po' anche l'intenzione del romanzo, quindi era, si poteva mettere uno qualunque dei molti quadri per i quali anche Liliana ha fatto passare, e che sarebbe, molti sono citati all'interno del libro, sarebbe andati bene, ma meglio utilizzare qualcuno che, come dire, oggi cerca di leggere il presente attraverso il passato. Certo, tutto è finzione. Sì, che in qualche modo, perché la domanda era stata anche un'altra, è nata prima dal quadro, è nata prima la storia e poi trovato il quadro, poi non si sa. No, si sa perfettamente. Ovviamente il quadro è stato visto molto dopo, al libro finito, quindi insomma sono passati degli anni. Sì, sì, è stato un riconoscersi, no? Le copertine, come dire, sembrano un oggetto importante oggi, ma dovete anche considerare che in altri paesi non vengono proprio messe. In Italia c'è tutta questa attenzione all'immagine che un po' rimbambisce anche il lettore, che già non è molto furbo ultimamente, ma per esempio in Francia tutte le copertine sono beige e tutti gli editori hanno lo stesso colore di copertina. I libri si scelgono in funzione di quello che c'è scritto, non della copertina. Ditemi, ragazzi. La mia domanda è: potrebbe sembrare un pochettino più superficiale? I nomi, cioè, nel senso, sono casuali oppure ci avete pensato? No, non sono mai casuali i nomi di un romanzo, assolutamente. Isario, non ricordo se Liliana all'inizio l'ha detto, però forse sì, è l'abbreviazione di Belisario, no? Il nome, per esempio, è un nome molto attestato all'interno della nostra tradizione, perché è un nome bizantino. A Napoli il primo generale bizantino che invase la città si chiamava appunto Belisario, e da allora, in realtà ora non più naturalmente, però è un nome molto diffuso sul nostro territorio, quindi utilizzato anche dagli spagnoli. Però l'idea di Isario, quindi del tipo di abbreviazione che ovviamente a noi sembra maschile, poiché suona in spagnolo in questo modo, come Osario, eccetera, sono nomi femminili, è in realtà un omaggio indiretto ma volontario a un grandissimo libro di Anna Maria Cortese, che si intitola L'Iguana. L'Iguana, Lucetto, l'Iguana, dell'Iguana si racconta di un avvocato milanese dei nostri giorni che va su un'isola apparentemente in maniera casuale. Quest'isola oggi è in realtà ancora governata dagli spagnoli del Seicento, quindi è come se fosse arrivato in un posto che non esiste, e questi signori dell'isola tengono sotto un tavolo una piccola serva che non parla mai e che viene appunto chiamata l'Iguana, come se fosse appunto l'ultimo degli animali, l'ultimo dei rettili,
e Disario, che non parla e che ovviamente vive nella Napoli spagnola, è naturalmente un omaggio diretto in questo caso alla Donna di Ortese. Altri nomi sono nomi storici utilizzati, Michael Schwarz è il nome di un pittore reale, la sua biografia parzialmente qui riprodotta, molto reinventata, Jacques Israel Cormano è un nome completamente inventato, ovviamente il povero Vicente del Ma è totalmente un nome inventato, però sono sempre nomi, come dire, calcolati o come dire, immaginati rispetto a un tempo e a un luogo. A volte i nomi arrivano anche quelli, come dicevamo prima, in sogno, e quindi compaiono, il nome c'è spesso prima, non l'immagine del libro, ma il nome del personaggio spesso c'è prima della storia. Grazie. Io ho un'ultima domanda e poi magari chiudo. Questo è l'autoritratto di uno degli autoritratti, grazie ragazzi, prima BL, seconda L e terza L. Ringrazio le classi che ho voluto mettere insieme. Sì. E ho pensato al tuo libro, a Natale, perché ho visto una mostra bellissima di bassi fondi del barocco, sì, a Roma, a Villa Medici a Roma, e sono rimasta molto colpita dalla vedere la maschile di Dalla Franco, che sicuramente tu conoscerai, e appunto ho pensato a questo chiaroscuro, e poi c'era anche il tuo romanzo, dove appunto c'è questo racconto di una realtà di un secolo di cui solitamente nelle letterature che si fanno studiare non c'è mai. Allora io volevo sapere cos'è la cosa più sorprendente che tu hai potuto conoscere nella documentarti, che credo che tu abbia necessariamente dovuto documentarti per certi... Non per questo libro in particolare, nel senso che certamente c'è molta documentazione, c'è molto materiale di questo libro, però sono i materiali che esistevano già, poiché questo non è il primo libro che io scrivo ambientato in quel secolo, Una lunga notte 14 anni fa aveva lo stesso secolo come sfondo, e poi anche perché nel corso di tanti anni intorno a Napoli, intorno al 600, si sono accumulati dei materiali che ha accumulato la città con le sue mostre, quando ancora si facevano le grandi mostre, e poi dei materiali che io ho accumulato nel tempo scrivendo per il giornale tutte le settimane storie che riguardano la città. Poi una grande passione naturalmente per la pittura di quest'epoca, e quindi per rispondere sia alla domanda che mi facevi prima sia a questa, in realtà il 600 e il siglo d'oro ha delle ragioni molto specifiche per essere così vicino a noi a questo tempo. Quelle ovvie naturalmente è il secolo in cui la scienza improvvisamente diventa più importante della religione, comincia questo passaggio, diventa la nuova fede, e quindi Vicente Germano, che è appunto un medico assolutamente incapace, diventa in qualche modo il rappresentante di questo passaggio che per noi oggi è definitivamente attuato, nel posto dei santini nelle tasche, molti vanno in giro con l'audio, insomma, no? Quindi è un passaggio verso le nuove fedi che il 600 stabilisce. Poi c'è un passaggio di fondo molto importante del 600 che riguarda la rappresentazione dei corpi, e tu un po' lo accennavi, cioè il fatto che fino a quel momento la pittura non ha mai rappresentato la realtà intesa come passaggi di età delle persone, quindi giovani età giovani ma anche molto avanzate, la rappresentazione della donna in forma privata, che fino a quel momento era angelicata o comunque rappresentata in forma sacra. Tutto questo avviene improvvisamente per varie ragioni nel corso del secolo, anticipando il tema dell'esposizione dei corpi come rappresentazione del potere, che è quello che noi oggi viviamo, per cui i quadri del 600, la Franco, che tu citavi, facciamo esattamente la stessa cosa, ma al polo opposto, per cui la rappresentazione ossessiva e compulsiva della ricchezza attraverso la poesia. Il 600 ha ovviamente, anche questo tu l'avevi già accennato, il tema della finzione e quindi della meraviglia come rappresentazione del reale e quindi della menzogna. D'altro canto il Don Chisciotte ha come tema centrale la rappresentazione del potere rifiutato dal protagonista, e quindi i cortigiani, i politici, i pessimi, orridi politici, i bugiardi, no? E come dire, stanno in questo romanzo rappresentati attraverso gli eletti del popolo e
dell'ambiente intorno a Masaniello che ci circondano attualmente nella nostra vita. Dunque nel 600 tutto quello, quasi tutto quello che noi oggi viviamo è iniziato, e se dobbiamo cercare cause vicine di quello che noi oggi siamo, vanno cercate in questo secolo, come del resto sapeva già benissimo Manzoni, insomma scrivendo un romanzo nel 1821, chiaramente parlava del suo tempo, anche se narrava per un altro secolo, quindi questa vicinanza è facilmente identificabile. Ancora molto bene, c'è la produzione artistica straordinaria, grande produzione poetica, e però una crisi di fondo costante, troppe tasse, sono come dire, elementi di sottrazione continua, grande povertà, grande delinquenza, abusivismo edilizio, palazzi di segnali, insomma, praticamente il nostro presente. Ringraziamo Antonella di essere stata